Siamo nella costa ovest della Sardegna, in una località chiamata Sarchittu, parte della costa oristanese. Vi mostreremo le sue coste e i suoi fondali. Questo qua è l'arco, ecco il perché del nome Sarchittu. Questo grande arco si è formato con l'erosione delle onde, onde che arrivano a superare i 10 metri d'altezza. All'entrata di questa cova, quest'arco misura 9 metri, mentre all'uscita 7. Un tuffo si può vivere in una maniera positiva. In che modo? Ricordando, riesumando le cose negative che abbiamo vissuto nella nostra vita, tenendole dentro lì nella nostra mente, nel nostro corpo, nei nostri pensieri, e nel momento del tuffo lasciarle andare. Nel senso, quando ti tuffi è come se te ne stai liberando, e quando ci sarà l'impatto ci sarà un piccolo trauma che ti ricorderà un po' in qualche maniera profonda questa liberazione. Pericoloso, bisogna stare attenti ai ricci, agli scorpioni,
Freddo. Dunque, una tecnica buona per camminare e non essere punti da scorpioni o aragna è questa. Al posto di calpestare il pesce, lo mandate via prendendolo da sotto. Siamo arrivati. Entreremo da qua, passeremo dietro quell'isola, che io la chiamo l'isola dei gabbiani, là ci sono sempre i gabbiani che urlano, che parlano, che dialogano tra loro, io a volte passo giornate intere qua a osservarli e sono una delle cose più curiose che ci sono qua. Poi passeremo là, là in fondo, andremo in quell'isoletta piccolina, li passeremo dietro, poi in un'isoletta che c'è verso questa parte, piccola, a malapena affiora dall'acqua. E là sotto c'è una grotta che vi porterò a vedere. E poi ritorniamo qua e andiamo a vedere un altro bellissimo posto, che è da quella parte. Adesso dobbiamo trovare il modo per arrivare a Torre del Pozzo.
Ci siamo. Cosa che è importante dire di Torre del Pozzo è che qua potete trovare la malva più buona che si trova in tutta la Sardegna. Io ne ho assaggiato di tutti i tipi in tutti i posti. Si chiama Torre del Pozzo perché c'è sia una torre che un pozzo che vi faremo vedere. Adesso salgo su questa torre. Non invito a fare in generale queste cose. Io le faccio perché le faccio un po' fin da ragazzino. Se io cado da un'altezza del genere so di avere una buona probabilità di non farmi male, perché con tutti gli anni di breakdance che ho fatto, una cosa che so fare è proprio cadere. Sopra la torre è stata costruita quando ci hanno invaso gli spagnoli qua in Sardegna. L'avevano costruita come vedetta di guardia, dunque potevano controllare sia Isarenas, che è una spiaggia di 9 km in lunghezza e ha alle sue spalle 3 km di bosco di profondità. Potevano vedere gran parte dell'estensione del mare che c'è davanti alla, appunto, alla costa oristanese, e potevano anche vedere tutto Sarchitto. Oggi io questa torre la uso come luogo dove poter godere di un'ottima panoramica e dove poter stare un po' tranquillo. C'è sempre un po' di brezza perché è abbastanza alta. Abbiamo un ospite qua con noi. Abbiamo capito perché torre e adesso andiamo a vedere perché pozzo.
l'abbiamo fatta. Spero che non ci sia qualche mostro. Questo è il pozzo. Qua si passa sotto, c'è un tunnel. È un piccolo microscopico paradiso all'interno di una grotta con sopra il cielo. Adesso cerchiamo un po' di farvi vedere dall'alto. Mi sembra di vedere che ci sia qualcuno là sotto. C'è qualcuno? Sì, sono qua! Sono qua! Hai bisogno di qualcosa? Puoi chiedere aiuto per tirarmi fuori? Hai bisogno di qualcosa? Mi tiri fuori? Cosa mi dai in cambio? No, mi dispiace, stiamo girando un documentario. No, guarda, c'è caldo, no? No, mi dispiace. Ciao. No, non ho avviso nessuno, per un paio di pinne non me ne faccio niente. Ciao. Andiamo, andiamo. Nonno. Salve! Buonasera! Cos'è il pescatore della zona? Perché io qua vengo spesso a fare pesca sub, stiamo girando un documentario e le volevo chiedere che tipi di pesca si possono fare a canna. Come si chiama questo tipo di pesca? Ah, col pesciolino finto! E come si chiama il tipo di pesca a pesciolino finto? Pesca anche con esche vive. Cosa sono? Freni di bici? E cosa si porta via i freni perché ha paura che le rubino la bici? Così a vedere, aspettate un attimo, è un po' pericoloso. Sembra che sia buono non solo a pesca sub, ma anche pesca a canna. Non abbiamo la conferma per sua grande educazione, però supponiamo che sì, è buono. Arrivederci. Dobbiamo assolutamente tornare a Sarchinto. Perché? Perché vi devo mostrare assolutamente un posto dove passo le mie giornate. Questo piccolo angolo si chiama il Genovese. Ve lo vorrei mostrare per poterlo condividere con voi. Però per andare da qui dove siamo a là ho una tecnica. Oggi useremo una tecnica meditativa che ci farà arrivare direttamente al posto interessato. Proviamo. È andato storto qualcosa. Siamo un po' distanti da Genovese. Ci sarà una decina di minuti camminando, 10-15 minuti. Una volta che arriviamo, il Genovese è un'insenatura dove ci si può tuffare dai 2 metri fino agli 8 metri. Ci sono un sacco di svaghi da poter fare al Genovese. A parte il fatto che ci sarà un fondale meraviglioso, dunque andiamo a vedere un fondale che varia dai 5 metri ai 15 metri, per poi uscire all'imboccatura ai 20. Adesso l'unica maniera per andare a piedi, se non è che abbiamo trovato
una bici un po' pesi, però deve essere di qualcuno generoso. Andiamo. Cos'è il mare in tempesta? È la maniera in cui intendiamo noi
certo atteggiamento del mare. Un'onda quando cammina non sta camminando, sono le particelle d'acqua che si trasmettono il movimento. Questi casi bisogna tenere la calma. Sott'acqua. Noi siamo delle particelle d'acqua. Tante particelle d'acqua che si uniscono. Che iniziano a prendere un ordine. Iniziano a creare dei legami, dunque delle cellule. Che creano un'organizzazione che crea il nostro io, il nostro noi, che crea noi, ecco, noi. Dunque, come può salvarsi un uomo in un mare in tempesta? Con la coscienza. Se l'essere umano prendesse coscienza di ciò che è in realtà, potrebbe tramutare la propria vita in un miracolo. Adesso dobbiamo un po' asciugare, ci mettiamo qua belli tranquilli, un po' di concentrazione e mentre ci asciughiamo vediamo anche di trasformare questa giornata un po' uggiosa in una giornata solare. Thank you.
da là è uno strapiombo di 35 metri. Andiamo a dargli un'occhiata. Questo scarafaggio si sta facendo una strada infinita, ma ci deve qualcosa. L'abbiamo salvato da queste formiche testa rossa. E adesso ci stiamo divertendo così. A volte gli esseri umani si trovano nella stessa situazione in cui si trova questo insetto. A fare strade, strade infinite. Che sembrano infinite, ma non sono infinite. Sono dettate da un inganno. Siccome è un esoscheletro, se lo lancio non si fa assolutamente niente. Infatti lo lanceremo giù dalla scogliera. Lasciamo qua, fuori dal pericolo, in una giungla, sopra degli alberi. Però qua ci sono altre formichine testa rossa. E allora se lo mangiano. L'ho perso, è andato a farsi uccidere. L'ho tolto da un esercito di formiche e l'ho messo in un altro, senza farlo apposta. Stiamo entrando in un altopiano. Qui io lo chiamo sempre il regno dei corvi. Perché? Perché ogni volta che ci vengo è costellato da corvi. Corvi che perlustrano la zona, sono sempre lì appollaiati in giro. Questo è il piccolo regno che loro hanno qui a Sarchittu. C'è un anziano, un corvo anziano, che se volete venire a vederlo è bellissimo, se magari rimanete qua tutto il giorno lo potete anche vedere. Un corvo che sotto è bianco ed è enorme, enorme proprio. E qua stanno qui a farsi dispettini, a parlarsi, i corvi sono dei personaggi incredibili. Appena arrivato un gregge di pecore, adesso cerchiamo di avviarci all'uscita senza avere problemi con Sebastien. Siamo nella scogliera di 35 metri, questa è la fine di tutta la zona di Sarchittu. Là troviamo un paesello che si chiama Santa Caterina, che ha anche un piccolo spot per i surfisti, e quel paesello unisce appunto questa zona di Sarchittu a quella di Surriu. Thank you.
Quello è lo strapiombo di 35 metri. Dobbiamo andare a vedere un altro posto che fa parte di questa località, sul rio. Arrivati a sul rio. Allora, questo posto, come anche il Genovese, è una bellissima e grandissima piscina naturale. Tutta questa costa mi ha sempre affascinato perché sa proprio di paesaggio lunare. La roccia di tutta questa zona è composta da calcare, depositi fossili e marna. Adesso devo scendere da qua. Però è troppo alta, devo imparare a volare. Ah no. No, ci tocco. Ci tocco. In questo posto abbiamo un fondale totalmente roccioso. A una certa profondità è come se fosse una grande lastra di pietra. Una grandissima lastra di pietra con sopra grandi ciottoloni. Ma prima di andare a vedere il fondale vi vorrei portare in un posto che pochissimi sanno. Andiamo. Questa è la piccola torticella dove vengo spesso a suonare, a leggere e anche a meditare. Più che grotticella è una specie di incrocio tra grotticella e spaccatura nella roccia. Però da qua si può godere di meraviglioso paesaggio. Da quella parte si può anche scorgere la grande scogliera chiamata Capo Niedu, varia dai 20 metri ai 40 metri d'altezza. D'inverno ci sono dei fiumi, si creano dei fiumi sulla terra che poi sfociano proprio sul mare. Dunque d'inverno si possono vedere delle bellissime cascate che arrivano direttamente sul mare. Adesso andiamo a fare un tuffo in questo paradiso.
Poi è un ottimo posto anche per poter fare arrampicata nel caso che sbagli, se ci butti in acqua non succede niente. Adesso ho intenzione di portarvi in un posto non molto lontano da qua, si chiama Cornus. Ci andremo correndo. Città fondata nel V-VI secolo avanti Cristo. In questa città si è svolta una lotta importantissima. Si tratta della rivolta che ha avuto Ampsicora nei confronti dei Romani. Ampsicora era un ragazzo molto coraggioso, ma anche molto sfortunato, perché saputo che arrivavano i Romani a conquistare anche la Sardegna, cosa ha fatto? Ha mandato i suoi ambasciatori a Cartagine per richiedere rinforzi. Arrivano i rinforzi. Cartagine manda Asdrubale. Asdrubale era un grande condottiero e un grande combattente. Questa è una cosa che dico io perché mi piace proprio il nome. Asdrubale non poteva che essere così. Arriva proprio a vedere Sarchitu, però le onde lo portano fino alle Baleari. Insomma, rimangono lì un po' alle Baleari, magari si ubriacano, fanno un po' di festa e tutto quanto, conoscono qualche donna, poi dicono ah, c'è una guerra in corso. Ritornano qua, però purtroppo Roma aveva già attaccato e il loro rinforzo non è servita a niente, anche perché loro poi si sono arresi, i cartaginesi si sono arresi in questa zona, sia i cartaginesi che c'erano qua sia i sardi si sono arresi, e chi ha potuto rifugiarsi dall'entroterra bene, chi no è morto. Ciò che mi ha colpito maggiormente di questa storia è Asdrubale. Vieni qua. Venendo qua abbiamo scoperto un viso,
un volto, il volto della pietra. Quello che avete appena visto è il falco pellegrino, è un falco che vive qua in Sardegna, tra l'altro è anche l'essere vivente più veloce che abbiamo sulla terra. Era lì che ci stava avvisando che ce ne dovevamo assolutamente andare. La scena dove si lanciava stava proprio lanciandosi verso di noi. Adesso diamo un'occhiata a questo posto. Siamo arrivati nel nuraghe, nel mio nuraghe preferito, che è nei pressi qua di Sarchitu e di Cornos. E qua, signori miei, finisce il viaggio. A questo punto vi faccio vedere il nuraghe. Meglio c'è musica. Qualcuno? Oh! Oh, c'è qualcuno? Aspetta che c'è musica qua. Oh! Thank you.
Questa ce la mettiamo. In mezzo alla merda me lo metto in bocca, ragazzi. Che schifo, ragazzi. Mettiamoci anche un pezzettino di merda in bocca. No, questo è troppo. Qua ho sbattuto una roccia mentre salivo, perché in quella grotta non si vedeva niente.